praticamente scrivete voi la data, quindi magari non dovete per forza riempire tutti i giorni, che è una cosa fantastica. Gli obiettivi della giornata. Ali, buongiorno e bentornato in questo nuovo video. Io sono completamente struccata, se non per le sopracciglia che me le sono appena disegnate e me le volevo avvantaggiare. Mi sto facendo la maschera. Io di solito le maschere viso me le faccio soltanto in questa zona qui e raramente sulla fronte. Uno perché sulla fronte io non metto il fondo, è stranissima questa cosa, io non mi trucco sulla fronte, metto giusto un po' di cipria. E due, perché diciamo questa è la mia zona peggiore a livello di imperfezioni e altro. Comunque, ho gli occhi gonfissimi perché non è stata una settimana molto facile per me. Sono stanca, ho sonno, ho piagnucolato molto. Però ce la posso fare, sono contenta. Ho la felpa della Roma che mi sono presa ieri da Titti. E in realtà ci stavo pensando stamattina. Mi ricordo che questa felpa la metteva spesso l'anno in cui ci siamo conosciuti. Lui è super romanista. Vabbè, se avete visto il girlfriend tag, lo saprete ormai anche voi. Sono felice di essermela rubata. Comunque, vi voglio far vedere la maschera che ho sul viso adesso, perché mi piace tantissimo. Ve l'ho già fatta vedere su Instagram, su Snapchat, in un altro video, ma ve lo devo proprio dire perché io e mia sorella la stiamo usando tantissimo e questo di tutti i prodotti è sicuramente il mio preferito ed è la Coco Clear della Hello Body. È fantastica. Poi si asciuga anche abbastanza in fretta, infatti io tra pochissimo vado a toglierla, però prima vi volevo dire che oggi vado al lavoro, in realtà un orario un po' in mezzo alla giornata, infatti non volevo proprio vloggare, però alla fine ho detto no, vabbè, ho un po' di cose da dirvi, soprattutto che voglio andare con mamma alla Mondadori, che è aperto qui vicino casa, perché ieri sono andata al cinema con Titti e ho visto un film bellissimo, penso sia diventato il mio secondo film preferito. E si chiama Spasso con Bob, cioè è stupendo, è super commovente, ma non in senso che vi fa piangere. Io piango sempre, sono una persona estremamente sensibile, ma piango proprio sempre. Io pianto con Suicide Squad, con Iron Man, con tutti i film per cui non si piange, io piango. Però a parte questo, è proprio, ti fa pensare, è molto vero, anche perché è tratto da una storia vera. Quindi, dato che sono entrata in fissa alla Mondadori con mamma, voglio andare a prendermi il libro e me lo voglio leggere magari nelle pause al lavoro. Se arrivo, io arrivo sempre in anticipo, lo sapete. Quindi quando arrivo in anticipo me lo tengo in borsa e me lo leggo. La storia è troppo bella, troppo bella. E poi un'altra cosa che vi volevo far vedere è il mio gattino. Vi volevo far dare il buongiorno da lui. Gattino! Che ultimamente fa freddo fuori, no? Quindi lui esce e noi ci congeliamo. Amore, guarda! Chi è? Chi è? Sei tu? Amore? Sei tu? Quanto sei bello? Dovrei andarmi a togliere la maschera e iniziare a prepararmi, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Dicevo, lui non ha freddo perché ha tutto il pelo, ma io sì. Perché non ce l'ho tutto il pelo, amore? E per tenere il balcone aperto per lui ci congeliamo. Questo è l'amore. Questo è l'amore. Comunque, questa macchinetta oltretutto è all'11%. Io non so ricaricarla, quindi adesso mi tocca chiamare papà. Io comunque, cioè, 21 anni e non saper vivere. Però le sopracciglia me le so fare da Dio. Ammettiamolo. Intanto, in questo scatolone di Sephora ho raggruppato i rossetti da usare in questo mese, ve l'ho fatti vedere su Snapchat, ma ci ho aggiunto tutte le mie liquid suede, perché non so se mi seguite su Instagram, mi chiamo Deborah Fully Makeup, sto facendo una collaborazione con una mia carissima amica, Giorgia, abbiamo fatto l'accademia insieme, e lei ha preso il set di queste qui, che io ovviamente non prendo perché potete vedere da voi che sono piena di liquid suede. E quindi volevamo fare un look per ogni tinta. Io non so oggi sinceramente quale andremo ad utilizzare. Non lo so, ne dovrò proporre io una forse, se la 12, che è tanto che la voglio mettere. E poi vi volevo far vedere anche un altro pacco che è sommerso. Dai vestiti che ho lanciato. Io sono la persona più disordinata del mondo. In realtà non penso nemmeno sia qui. Ah, eccola.
Cioè, non so se ci rendiamo conto. È un pacco bellissimo, quindi adesso lo tiro fuori e ve lo faccio vedere. Eccoli qua, mi sono arrivati tutti i Crystal Flawless Brushes, che io chiamo i pennelli di Frozen. E quindi ci sono tutti i pennelli di Frozen, perché hanno questo manico simil ghiaccio. Questi credo siano i pennelli più belli che io abbia mai visto. Sono meravigliosi. E volevo fare un get ready with me per provarli insieme. Guardate questo quanto è grasso. Adoro. Soltanto che stamattina, se voglio andare a prendere il libro, non faccio in tempo, quindi rimanderò, anche perché ho un sacco di video pronti, però devo farveli vedere per forza, sono troppo belli, anche perché adesso sono in promo. Sono morbidissimi, infatti mia madre all'inizio non ci credeva che il pelo era sintetico, ovviamente Neve non utilizza pelo animale per i pennelli. E volevo dirvi che anche io al 100% ormai, da un bel po' di mesi, ho smesso di comprare prodotti di cui non ho la certezza al 100% che non siano testati sugli animali. Quindi voglio davvero sponsorizzare più aziende cruelty free, vegane, che non testano. E poi un'altra cosa, io ho scoperto che il lattosio mi dà molto fastidio. Io dico di essere intollerante, perché mi ha sempre dato fastidio, ma ultimamente in maniera bella pesante, ma voglio fare degli accertamenti prima di dirlo con certezza. Quindi non dico che sono diventata vegana, ma quasi. In realtà sto molto meglio. Ogni volta che mangio il latticino mi fa male la pancia, mi sento male, mi viene la nausea. Quindi non ho proprio nemmeno più voglia. Ma la voglio smettere di farvi il vlog con sta cosa in faccia. Devo assolutamente andarmela a togliere e rendermi presentabile. Anche perché in questo momento non lo sono. Sono pronta, decisamente più presentabile rispetto a prima. Oggi ho fatto questo make up che vedrete sicuramente prima su Instagram. Per i 24 days of sweat. Ho messo la numero 12. This is the make up. Ho messo tutti i glitter, quelli sempre NYX bronzati, e ho gli occhi talmente gonfi che vabbè. Però adoro le sopracciglia oggi come sono venute. Credo di aver beccato la combinazione di matita e gel perfetta. E tra l'altro questo rossetto sta bene anche con la felpa della Roma, che però ovviamente mi dovrò cambiare, che non posso andare al lavoro così. Comunque i piani sono un po' cambiati perché mia mamma è già uscita. E io mi vedo un attimo con Camilla, perché le devo dare una cosa che ha preparato mio papà per lei. Un regalino per il fidanzato. E non so cosa mettermi oggi. Io non so veramente cosa mettermi. Me e il mio armadio. Beh, ci sono questi cosi più lusciosi che io non vedo l'ora di mettere per fare la Chanel. Ma io veramente non so cosa mettermi oggi. Vorrei mettermi i jeans perché fa freddo, ma non li vedo. Mamma, perché mi fai questo? Niente, alla fine non ho trovato i jeans, quindi mi toccherà mettermi il vestito nero. E a parte devo sistemarmi i capelli, io non so più che cosa fare con questi capelli. Cioè si stanno ribellando a me completamente. E sopra volevo mettermi una giacchina, una felpa, ma non trovo niente di nero oggi. È una disgrazia. Please, save me from myself. Sono con Cical, non è cambiato niente dall'ultima volta che l'avete vista, ancora si voleva riprendere. E stiamo facendo colazione, ho preso il cornetto vegano e il cappuccino di soia proprio tutta vita. E invece Cical ha preso un cornetto alla marmellata che adesso penso che gli do un po' addosso e me lo mangio, e il ginseng. Una piccola Cical. Ha preso il cornetto della mia mamma. Diventa una regista. Un sacco bene. Sembra tutto bellissimo. Che devo far vedere? Ah! Sembra tutto bellissimo. In realtà non è così bello. Ok, sono arrivata al lavoro. Ho trovato spazio con Bob. Ho girato 35.000 librerie. E alla fine l'ho trovata questo qui di Porto di Roma. E sono troppo felice. L'ho pagato un rene perché costava 17,90 euro. E io su internet avevo visto che costava tipo un 10-11 euro, una cosa del genere. In realtà l'ho pagato tanto, ma
Cioè, a me viene da piangere solo a guardarlo, sono troppo felice. Infatti non vedo l'ora di andare in pausa per leggerlo. E niente. E vi faccio vedere il calendario dell'avvento, che tanto ce n'è uno qui. L'avete chiesto in tantissimo, in tantissime, e costa 49 euro. Ce ne sono rimasti pochissimi, quindi affrettatevi. E all'interno ci sono 12 soft matte, quindi le tinte labbra matte, e 12 ombretti abbinati alle tinte. Ok, è finito il mio orario lavorativo, posso andare. Comunque mi sono fatta questa acconciatura, sembra un po' un disagino. Una disagiatissima, però secondo me non è male. Mi fate sapere che cosa ne pensate di questa nuova acconciatura. Oli, ma c'è un gattino. Quindi c'è A spasso con Bob. Il mondo secondo Bob è un dono speciale di nome Bob. Sì. A Londra con il gatto Bob, trovato nel 2007. È vera la storia, te l'avevo detto. Amore, visto che però come mai che il mio è il più piccolo di tutti? Mamma dice che rompe la testa. Sì, ma stamattina pure ho visto, per esempio, c'erano due gatti bellissimi, questi che Ma pure Rom è bellissimo. In strada. Sì, no, ma lui pure è bellissimo. Ma questi erano proprio in proporzione, erano proprio, c'hanno la faccia più grossa, lui c'ha sto visetto microscopico. Ma carino, guardatelo che carino. Sì, che carino, però c'ho paura che... Che se non è cresciuto bene. Ma è piccolo ancora, c'è un anno, vedetino. C'è un anno. Che dice, fino a che t'ha cresciuto? Di sicuro non fino a un anno, ma... Ciao. Ok, finalmente sono... Oh mio Dio, lancio del cappello per terra. Sono a casa, come avete potuto vedere. Non so se iniziare a leggere il libro, intanto accendo una lucetta. Cosa che farò sicuramente adesso sarà farmi il tè e ce l'andiamo a fare insieme. Più che il tè, io vorrei una tisana. È pronto? Perfetto. Ma il tè o la tisana? Ok. Allora, come dice mamma, qui c'è la tisana che stiamo bevendo ultimamente, che ci piace tantissimo, ed è questa qui, ventre piatto dell'Angelica, è vegana ovviamente, e mi piace tantissimo, anche nell'occhio è buonissima. E quindi niente, adesso mi riscaldo questa, vi lascio un secondo qui, così intanto che riscaldo il tè chiacchieriamo. E niente, devo scegliermi una tazza, non so che tazza prendere. Prima o poi vi farò il video della mia collezione di tazze. Ho paura che qualcuno possa annoiare, però who cares, io colleziono tazze, la gente colleziona qualsiasi cosa, diciamo che la mia non è la più strana. Oggi mi do tutto, oggi mi do tutto in faccia. Tazza di Harley Quinn per oggi, questa con scritto dietro Daddy's Little Monster e la mitica Margot Robbie di qua. Ragazzi, mi sono mezza struccata e vi volevo solo dare la buonanotte perché sono stanchissima. Adesso mi sciolgo i capelli, mi metto il pigiamino e vado a dormire. Quindi vi mando un grossissimo bacione e grazie per avermi fatto compagnia anche oggi. E ci vediamo al prossimo video.